Allora, il 12 dicembre intanto è uno sciopero generale in tutta Italia per tutti i settori, sia nel pubblico che nel privato. Noi facciamo uno sciopero generale contro le proposte, i disegni, i provvedimenti di questo governo, sia per quanto riguarda il lavoro che per quanto riguarda la legge di stabilità, perché a nostro avviso non colgono la gravità della crisi e non danno delle soluzioni per uscire dalla crisi. Noi riteniamo che sia indispensabile intervenire per creare lavoro, perché il grave dramma che noi abbiamo è quello della disoccupazione, in particolar modo giovanile, quindi ci servono investimenti pubblici per creare lavoro. Per fare questo è necessario che si intervenga sulla fiscalità per recuperare le risorse e le ricchezze in chi ce l'ha, facendo anche un'operazione di distribuzione, di uguaglianza, perché l'Italia è un paese molto iniquo. In questi anni di crisi i poveri sono diventati sempre più poveri, la classe media si è impoverita, si è perso il lavoro e chi invece ha ricchezze e la finanza si sono arricchiti in questi anni. Quindi dobbiamo intervenire con un piano straordinario per il lavoro, dobbiamo intervenire creando degli ammortizzatori sociali che siano veramente universali, quindi si rivolgono a tutto il mondo del lavoro, anche quella parte del lavoro che è precario, quindi in particolar modo ai giovani, e soprattutto bisogna intervenire con una riforma del lavoro che metta fine alle forme che sono di precarietà, che sono ingiuste, che sono incivili. Quindi speranza e futuro. Poi bisogna intervenire sulle pensioni, perché la riforma Fornero ha creato non solo il dramma degli esodati, che non via via viene affrontato, ma ha impoverito le pensioni di chi oggi è in pensione e ha impoverito le pensioni di chi domani, se mai riuscirà, andrà in pensione. Quindi bisogna rivedere anche in maniera molto forte la riforma delle pensioni.